Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono una ragazza di Palermo, ma Maria? Allora, Maria è qua in veste di Maga Maria. Questa sera è Maga Maria. Per cui se hai bisogno di qualche consulto, io sono il segretario. Io già una volta me le ho fatte le carte. Vabbè, Federica, parla tu. Sì. Va bene. Va bene, perché? Aspettiamo per le carte. Per le carte? Sì. Va bene, allora ti passo la Maga Maria. Sì. Ciao, sono la Maga Maria. Faccio catti per me e per Dio. Come ti chiami? Io Federica. Federica, è da dare nascita? No, ottobre. Federica, ma ci siamo già sentiti? Sì, ah. No, però non c'è. Ero sicuro che ti conoscevo. Sì, l'altro ieri ci siamo sentiti. No, non sono quella del video che ha preso in giro la redazione. Ah, un'altra Federica. Sì, ah. Io sono di Palermo. Va bene, Federica. La Maga Maria si sta concentrando per il momento. Va bene. Fase di concentrazione assoluta. Va bene. Io servo per farla calmare, perché di solito lei si agita tutta. Invece, essendoci io vicino, la mantengo calma, capito? Ah, ok, ok. Tu vuole calmo per queste cose. Allora, puoi parlare, Federica? Dire a Maria che siamo delle sue fan. Sì. Allora, cosa vuoi sapere, dice la Maga Maria? Cosa? La Maga Maria mi ha detto cosa vuoi sapere. Ma che so va, che sei singolo, c'è che lavoro? No, ma io già sono fidanzato da 3 anni, Maria. Lavoro? No, ancora devo finire di studiare. Un poco di fortuna per avere un fortuna. Ah, la fortuna. C'è la fortuna. Ah, c'è la fortuna. Sì. Abbiamo un 5 di denari e un 2 di denari. In totale. Abbiamo? In totale 7 di denari. 7 di denari, quindi sì. Fortuna di soldi. Fortuna di soldi, però non abbiamo ancora finito, perché c'è un bel lasso di denari. E un 9, sarebbe a dire il cavallo di denari. Quindi sei circondata di denari, significa che stai bene, ah. Buona sapata. Sì, sì, bene, bene. Stai bene, finanziariamente sì, ce l'hai i soldi. Ah, quindi un futuro buono, ricco di soldi. Certo, certo. Significa che avrai un futuro prosperoso. L'importante è che non c'è il 2 di picche. Il 2 di picche? No, non c'è. No, il 2 di picche non c'è. E quando ti sposi? Cosa? Quando ti sposi? Va bene. Allora, sopra la fortuna avrai fortuna. Vuoi sapere qualche altra cosa, Federica? No, glielo chiedo alla mia amica Paola. Sì, ci sono io, già chiamato. Se me li puoi fare. Va bene. Paola? Sì. Paola? Sì. Sei in collegamento con la Maga Maria. Vedi cosa le vuoi domandare. Maga Maria. Quanti anni hai? Io 17, quasi 18. A data di rinascita? 21 luglio. Aspetta, sono la Maga Maria. Sta mischiando le carte, Paola. Sì. E si sta concentrando. Ma di dove sei, Paola? Palermo. Ah, Palermo. Allora Paola, sì? Abbiamo un bel lasso a bastoni, uh-huh. Significa che c'è qualcuno che ti viene dietro. Bene. Io penso che ti fa piacere, no? Sì, certo. Essere corteggiata fa sempre piacere. Certo che fa sempre piacere. Abbiamo anche 4 carte a denari, che sono un 6, un 4, un 10 e un 7. Significa che questa persona che ti viene dietro
sta bene finanziariamente. Quindi avrai buone probabilità, insomma, di sistemarti. Che ti fai? C'è fidanzata. Ti fai fidanzata. Poi, se vuoi chiedere qualche altra cosa alla maga Maria, lei è qua appunto per rispondere. Vuole l'uomo solamente dire che siamo delle sue fan, che ogni giorno in classe ci guardiamo tutti i suoi video. Sì, Maria, ti vogliamo bene, Maria. Ti vogliamo bene. Grazie. Seguitemi, seguitemi. Sì, certo, Maria. Però vuoi salutare la nostra classe? Come si chiama la classe? È la quinta B del liceo Danilo Dossi di Palermo. Allora, la quinta B del liceo? La quarta B del liceo? Danilo Dolci di Palermo. Danilo Dolci di Palermo, vai. Dolci? Di Palermo. Ah, chi c'è di Palermo? Saluti la quarta B. La quarta B. Saluti la quarta B. La quarta B. Saluti la quarta B. Saluta la quarta B. Del liceo Dolci di Palermo. Dolci, chi c'è Palermo? Hai capito? Sì, Maria, ti vogliamo bene, noi siamo le tue più grandi fan. Grazie. Ok, grazie Federica, grazie Paola e a risentirci, ciao, allora. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao Maria, ciao.